Benvenuti di parte dell'altro canale, sono Bigasso 4.9, questa volta di nuovo su Tekken 6. Questa volta andremo a giocare con Sergei Drugnov. Personaggio che io sinceramente apprezzo, mi piace, sinceramente mi piace. Anche questo ripreso da Dark Resurrection. Ok. Mi piace perché mi piace, uno, il suo stile, anche se ha la personalità di una scatola da scarpe, ma a parte questo, il Sambo mi piace, il suo stile di combattimento è interessante, molto basato sulle prese, inoltre mena come un fabbro, di norma mena come un fabbro Dragunov, quindi i personaggi che menano come fabbri, tranne Paul Phoenix, mi piacciono. Bastardo, come hai usato. Sì. No, perché non lo fa? Ah, ecco. Olè. L'altra presa di Dragunov. Poi, a parte che è agilissimo. Minchia. Bam 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 bam. Poi questo suo modo di non parlare mai, perché non parla assolutissimamente mai, per questo che dico che ha una personalità di una scatola da scarpe. Però almeno è simpatico. Avanti. Provaci. Vediamo chi tra noi è il migliore degli assassini. Non riesco, fagli... Ah, eccolo, ma porca mignotta, non mi va. Debole. Resto io il migliore degli assassini. Jin? A parte che se deve smantellare la Mishima Zaibatsu è giusto che punti soltanto ai capi. Avanti. Yeah.
bella! Bella rastrellata! Ma come diavolo si fa? Ah, così, all'indietro, ok. Vieni qua! Bam! Atterramento proprio. Perfetto, atterramento militare. 1-1-2. E poi la schiera. Ritardo? Siamo in ritardo per l'aereo? Che capelli che fanno schifo. In tutti i bocchi. Vediamo un po', eh. Porca Eva. Grande. Abbiamo il frame rate che riesce a stare dietro, ok. Merda. Il problema è che essendo uno stile basato sulle prese, quello di Dragunov è un pelo in svantaggio per la questione che non può essere afferrato. Gambetto. Bello, bello. No, peccato, peccato. Quello era molto bello. Quello era stato bellissimo. Vai Dragunov. Madonna Dragunov. Madonna Dragunov e le sue scatole da scarpe. Hai finito? Cazzo. Adesso. No, ma che culo. Ah, tu e il tuo culo. No. Cazzo. No! Porca! Porca! No, non ci credo ogni volta sta schifezza di cosa! Che infrange le leggi di Tekken ogni volta! Che gli finisco le spalle e diventa invulnerabile lo stesso! Vieni qua! Vieni qua! Vieni dal Dragunov! Vieni dal Dragunov! Vieni dal Dragunov! E vieni dal drag, vieni dal Dragno, vieni da Sergei. No, perché non voglio. Non riesco a fargli quella mossa, io quella mossa, questa voglio fargli. Fanculo. Fanculo la tua vulnerabilità di merda. Dai, yeah. Non è impossibile, dai, questo se la si fa, su via. Dai, dai. Piangi, piangi. Dai, piangi. Piangi, piangi. Suca! Sai quando succhi pesantemente? Ecco, quello lì è quello che ti è appena successo, coglione.
Sono quattro volte più veloce di te. Avanti, coglione. Guardalo, 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 Sergei! Sergei Dragunov! Sergei Dragunov! Mamma mia, guardatelo, Sergei! Guardatelo, Sergei Dragunov! Guardatelo quanto è bello quest'uomo! Quanto è bello! Guardalo, che bell'uomo proprio, che bell'uomo! Dei russi che parlano in inglese, perché? Raven? Ah beh sì. Serie, sempre un passo avanti, eh. Comunque, ci termino qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Like, commenti, share, sapete come fare. Link per il video. Se siete iscritti qua su YouTube, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ragazzi. Ciao, ciao.